Allora, oggi abbiamo indetto la conferenza stampa perché ieri abbiamo costituito la coalizione, abbiamo definito anche la lista Democrazia Cristiana con i sammarinesi e oggi abbiamo iniziato un ciclo di quello che sarà una serie di presentazioni partendo dai sammarinesi per presentare le ragioni, i percorsi che ci hanno portato a avere una lista insieme con i sammarinesi e con altri nei prossimi giorni. Quello con i sammarinesi è stato un percorso lungo, è stato un percorso che è iniziato da fare insieme un'opposizione che ci ha portati a condividere una responsabilità di governo. Ecco, vedi, siamo diventati cinque, quindi ricordato condividere una responsabilità di governo in questa legislatura, e in questa legislatura, lavorando insieme, abbiamo iniziato insieme ad altri un percorso che era quello di un accordo federativo tra le forze politiche per ragionare insieme su quelle che erano le soluzioni ai problemi che aveva il Paese e quindi intensificare un rapporto che era abbastanza naturale, perché comunque le provenienze, gli ideali sono sicuramente gli stessi per le nostre forze politiche, e quindi lavorare per quello che tutti stanno ricercando, tutti i partiti stanno ricercando, cioè dei processi di aggregazione per semplificare il quadro politico. Il nostro è stato un processo di aggregazione che si è voluto basare molto sui contenuti e sul lavorare insieme, quindi non semplicemente su una sommatoria di fattori o su una sommatoria di partiti. Credo che il lavoro svolto insieme, i percorsi e le condivisioni, soprattutto su quelle che sono le necessità e le scelte da fare per il Paese, abbiano fortemente rafforzato il rapporto tra noi e i sammarinesi, e oggi lo vediamo in concreto con la scelta di entrambi di fare una lista insieme, una lista fortemente rappresentativa. E vi do alcuni dati della composizione della lista. La lista è composta da 42 tesserati democristiani, da 7 noi sammarinesi, da 2 indipendenti di Alleanza Nazionale Sammarinese e da 9 indipendenti, tra cui ci sono 3 che erano a Rengo Libertà e uno che è di provenienza dal Partito Socialista Riformista Sammarinese. L'età media della nostra lista in generale è di 45 anni e mezzo circa, e quindi mi sembra una lista che rappresenti il rinnovamento, ma anche diciamo l'età di una maturazione, no? Quindi né troppo giovane e né troppo vecchio. Io lascio la parola a Marco se vuoi completare. Buongiorno a tutti. Si è parlato spesso del rapporto tra la Democrazia Cristiana e i sammarinesi, e sinceramente parlando, è un rapporto che nasce dal lontano 2007, quando siamo nati, nonostante che comunque ne sono state fatte delle opposizioni, abbiamo fatto percorsi anche in posizioni diverse, per carità, ma comunque siamo sempre visto collaborare, soprattutto su temi e valori che sono in abbiamo costruito insieme da partire la coalizione del 2008. Per l'ex patto per San Marino, ormai siamo a scadenza legislatura, e questo percorso ovviamente ha bisogno di una prosecuzione. È ovvio che il sammarinese ha una sua connotazione chiara e precisa, le sue posizioni ovviamente spesso e volentieri sono state in linea, soprattutto sui valori e principi, cosa che ci ha portato a fare delle serate pubbliche a giugno di quest'anno, e ovviamente vediamo positivamente anche l'evoluzione che sta portando avanti la Democrazia Cristiana. Il segretario Matteo Gatti e il suo partito stanno facendo, ovviamente, cioè, un cambiamento forte che va riconosciuto, va sostenuto, e soprattutto noi siamo pronti a dare il nostro apporto per quello che riguarda le nostre comuni volontà. È ovvio che è un momento difficile e che ha bisogno di responsabilità. Questa è stata la nostra prima idea, e questo rapporto nasce anche da questa esigenza, uno di rafforzare
comunque l'azione comune sinergica, comunque di essere più forti insieme piuttosto che separati e divisi per quello che sono le cose che ci accomunano, e soprattutto anche quella di dare continuità alla necessità che il paese venga governato, dovuto presentarsi con una coalizione che possa avere le caratteristiche anche di omogeneità e ovviamente non di visione, soprattutto su quelle che saranno le future scelte non semplici che il paese dovrà fare. Dunque io sintetizzo la nostra azione come responsabilmente siamo insieme e condividiamo ovviamente questo cambiamento che il paese, di cui il paese ha bisogno e che la politica oggi rappresenta. Sicuramente questa cosa che ho detto nell'area, che è stata detta, ha avuto però un percorso di confronto forte, perché non è una cosa che è nata dall'oggi al domani, perché abbiamo fatto diversi incontri e che hanno portato poi alla fine a questo risultato, che non era certo così scontato. Ringraziamo l'Università Cristiana per averci dato la possibilità di poter comunque avere la comunità, e questa è una cosa che apprezziamo molto, che dà proprio significato della volontà di rafforzare quella che è la nostra azione. Noi, come ha detto Marco, ci candidiamo con 7 candidati, con noi siamo messi in centro, magari anche giustamente di qualcosa, e questo è un altro riconoscimento che apprezziamo, perché significa comunque che c'è la volontà di collaborare e cooperare insieme. Non vogliamo assolutamente essere un elemento di discontinuità oppure di difficoltà nei periodi che ci aspetteranno, ma come abbiamo sempre fatto sino ad oggi, noi abbiamo sempre lavorato a testa bassa solo nell'interesse del paese, e dunque non vogliamo essere sicuramente, come già successo in passato, con liste aggregate che non hanno portato sicuramente, adesso ne parliamo della nostra questione interna ovviamente, però che non hanno purtroppo portato quella necessaria amalgama per poter poi essere più incisivi. Dunque questo lo consideriamo un progetto, non una semplice lista, non siete su due partiti che si mettono in unità lista, e considerate che siamo pronti ad affrontare le prossime elezioni determinati limiti e il paese fondamentalmente.